Ok, allora, buonasera a tutti. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo iniziato, stiamo iniziando. Allora, intanto io mi presento, sono Marco, sono l'esperto del laboratorio di ginnastica. Praticamente ci conosciamo quasi con tutti, però insomma, ecco. Va bene, siamo alla terza edizione della manifestazione di Ricordi Mamma. E una cosa molto importante ci tengo a dire, come l'azienda Pignatelli non solo è un'azienda che punta sui servizi, ma è anche un punto di riferimento oltre il sociale, cioè per l'unione che dà, per la familiarità e per tutti i servizi che comunque dà agli utenti, rendendoli comunque partecipi alle nostre iniziative. Dunque, stavamo dicendo della manifestazione, la terza edizione, noi volevamo comunque passare una serata insieme diversa, allegra, e in questo ci ha aiutato, insomma, dopo facciamo i ringraziamenti, i saluti. Intanto chiamo con me la dottoressa, nonché la nostra coordinatrice, la dottoressa Di Filippo Anna Maria, a cui va un grande applauso. Buonasera a tutti, che piacere vedervi così tanto numerosi, come al solito, come tutte le nostre iniziative. Allora, io non voglio rubare del tempo alla nostra serata, che la serata poi Marco vi spiegherà in che cosa consiste. Io voglio semplicemente fare dei ringraziamenti. Come prima cosa vorrei fare ringraziamenti a voi iscritti al centro e anche persone che molto spesso venite a partecipare alle nostre iniziative. Voi, diciamo, è un centro per anziani, ma in realtà voi per me e per tutti quanti siete sia bambini, sia giovani, sia adolescenti. Io ho notato dalla mia esperienza, ormai sono 3 anni che sto sempre con voi, che siete voi utenti, siete bambini in quanto avete voglia di divertirvi e di giocare, siete adolescenti in quanto in alcuni momenti ci sono delle crisi e dei dubbi, siete giovani che avete ancora progetti, ancora futuro, ancora desideri, siete anche adulti con grande responsabilità e siete anche anziani con tanta saggezza. Quindi per me siete veramente tutto, da bambini ad anziani. E devo in effetti ringraziare io a voi per tutto quello che date a voi e a noi e a tutti quanti gli esperti. Inoltre. Bene, bravo, bravo. Un applauso a voi stessi allora. Inoltre io voglio ringraziare appunto tutto il direttivo di questa azienda, in primis il nostro direttore, il dottore Pignatari, il presidente dell'azienda, il dottore Attilio Pupo, e tutto il consiglio di amministrazione. Inoltre questo centro, voi ben sapete, è animato dai nostri esperti di laboratorio. In primis c'è il laboratorio di ginnastica tenuto da Marco, che con la sua dolcezza e pazienza 4-5 volte a settimana vi fa stare in forma. Inoltre ci sono anche il laboratorio di canto e recitazione, che appunto stasera in modo speciale si esibirà con i suoi utenti per una sorta di musical. Il laboratorio di ballo tenuto da Patrizia, che con la sua energia e con la sua vitalità tiene sempre in allerta le sue ballerine. Poi c'è il laboratorio di pittura gestito da Maria Maiolo, che potete vedere una parte dei quadri che comunque lei ha fatto fare ai suoi utenti. Poi c'è il laboratorio di informatica, che in modo particolare quest'anno si è adoperato nella formazione di un giornalino, che poi dopo io vi consegnerò, ovviamente un giornalino gratuito, che vi consegnerò, che è stato organizzato dal laboratorio di informatica, però è stato ideato dal nostro insegnante di recitazione. Inoltre ci sta anche il laboratorio di inglese, che quest'anno abbiamo dato anche un taglio diverso a questo laboratorio, in quanto Maria Teresa Santimone si è adoperata anche a insegnare un poco di italiano e letteratura. E infine l'ultimo laboratorio appunto che ci sta è appunto il... no, abbiamo detto tutti e 6 i laboratori. Inoltre quest'anno l'azienda si è... il nostro servizio si è caratterizzato anche da attività extra laboratoriali. Oltre ai laboratori ci sono state una serie di iniziative, le varie feste per il Natale, le feste per la Pasqua,
tempo della festa della donna e quest'estate stiamo organizzando, anzi ne approfitto che c'è ancora tempo per chi ci vuole partecipare, a una settimana in Calabria appunto aperta a tutti voi partecipanti. Un ringraziamento speciale per questa iniziativa va anche alle nostre operatrici, in particolare a Rosaria e a Giovanna, che non solo hanno organizzato e collaborato pienamente per questa festa e sono state loro a ideare la sfilata anni 30 che tra poco vedrete. Inoltre, come vedrete, ci sarà una sfilata anche di cappelli e alla fine ci sarà una dolce sorpresa gastronomica tenuta dalla nostra, di una torta fatta dalla nostra Maria Rosaria. Ah, Anna Maria, dunque hai presentato tutto in maniera perfetta, hai fatto un ottimo riassunto. Io direi che possiamo iniziare, penso, sicuramente. Facciamo con il nostro ballo di apertura a tema, ci tengo a precisare. Dunque, se siamo pronti. Sì? Buonasera. Buonasera. Sempre tempo per imparare.
essere. Ok? E loro infatti stasera ve lo dimostreranno. Ciao, buona serata. Però non ne avevo, perché io ero la sesta figlia di 12 figli, quindi non ci potevamo permettere i giocattoli e allora dovevo arrangiarmi con le bambole di pezzi di stoffa e con i bottiglie di segatura. Quando sono diventata nonna di 3 splendidi bambini che sono la mia vita, grazie. Mamma, mi manchi tanto. Ma te sa chi ragnerà questa felicità? Mio vero, o non mio vero, caso tornata a Napoli, mio vero caso qua. O treno si va ancora in tassazione, quando c'è un dice prima mandolina. Thank you.
cassette, te lo posso? Quando non stai pure. Quando ho digesto che papà, io non volevo dire né a voi né a mamma. Aspetto mio figlio. Purtroppo, fidanzato mio, non tengo né arte né parte. È piacere. E non mi vuole, sposare, però, eh. Ha detto voglio sposare, diccelo a mamma, te ne parte. Però sanno per loro tutto questo. Ma gli hai giocato a fare la spesa, marito mio, non prendi. Ha giocato a fare la spesa. Mamma, c'è sempre un cuore pronto ad amare, senza chiedere nulla in cambio. Licenia. C'è un albero pieno di frutti e te ne offre sempre uno. Ci sono notti e giorni passati ad ascoltare ogni respiro. Tutto questo sei tu, mamma. In inglese, mom. There is a heart always ready to love. Wintum ever asking anything in return. There is a tree full of fruit that welcome in like a sparrow in the nest. There are three present night that is spent each bed. Molto velocemente, giusto per un saluto. Siamo impegnati in un'altra manifestazione a Battivaglia sulla legalità, che abbiamo preso spunto da quello che è successo in questi giorni a Brindisi, e quindi siamo presenti in piazza Falcone per dire no a tutto quello che è capitato, è successo. Mi voglio scusare, siamo arrivati tardissimi, quindi io so che alle 18 avete iniziato questa bella manifestazione sulla mamma, e unitamente all'assessore Toriello e da una telefonata che mi ha fatto raggiungere il sindaco, io volevo portare alla manifestazione i saluti tutti dell'amministrazione. Non voglio rubare tempo assolutamente a quanto avete da fare ancora, quindi io vi saluto e buona continuazione. Thank you.
vita non ti lascia mai più. Così? Voglio dire, mi danno un'energia che fa paura. Io la do a loro, ma loro la danno a me. E quindi stasera erano un attimino tra il dischetto e la cosa, insomma un attimino lì presi da un po' di paura. Però, voglio dire, è andata emozione, però è andata bene. E poi, voglio dire, sono persone straordinarie. E io credo che quando ti amano e l'affetto viene dal cuore, a te piace stare con queste persone, a me piace stare con voi. Quindi grazie.